La Toscana in autunno mette il suo vestito migliore e si prepara per la gran festa. Questo è il periodo più adatto per lasciarsi inebriare dai suoi profumi, dai colori. E come scriveva anche Giosuè Carducci, per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. In Toscana il vino risale al 500 a.C. con gli Etruschi e già nel 1282 fu fondata a Firenze l'arte dei vinattieri. Per cui non è difficile affermare che il vino fa parte del DNA di questa magnifica terra. Molte sono le zone vinicole importanti, ma la più famosa e storicamente importante è il Chianti. Una delle aziende più celebri del Chianti classico è a Fonterutoli ed è Mazzei. Una famiglia che da oltre 600 anni produce vini unici con lo spirito e la passione che si rinnovano di generazione in generazione. Un vero gioiello all'avanguardia è la cantina di Fonterutoli, moderna e a basso impatto ambientale che fa parte del progetto Toscana Wine Architecture, un circuito di 14 cantine di design firmate da grandi maestri dell'architettura contemporanea, ma allo stesso tempo custode di una conoscenza secolare, progettata dall'architetto Agnese Mazzei, membro della famiglia. Un'azienda di 650 ettari, di cui 110 di vigneti specializzati, in 7 zone poste tra i 220 e i 570 metri sul livello del mare, a loro volta suddivise in 114 parcelle che vengono raccolte a mano, vinificate e maturate in legno separatamente, traducendo il valore della diversità in una straordinaria ampiezza di aromi e complessità. L'eccellenza dei vini del Castello di Fonterutoli è rinomata a livello mondiale e rappresenta uno dei punti di riferimento di tutto il Chianti Classico. Concerto 2021, 40° anniversario di un vino che ha fatto la storia di Fonterutoli, è uno dei primi 10 Super Tuscans. Una combinazione di Sangiovese con un 20% di Cabernet Sauvignon, appunto nato nel 1981, a cui mia madre dette questo nome Concerto perché trovava nell'abbinamento di questi due vitigni una sorta di sinfonia. Fonterutoli, Chianti Classico 2021, vino centrale dell'azienda, quello che ci apre le porte un po' in tutto il mondo, esportiamo in 70 paesi, un Chianti Classico di alto lignaggio, essenzialmente sangiovese con un tocco di malvasianiera e di colorino. Se il Chianti è la storia, la Maremma è il presente, in quanto è una zona in grande fermento e che rappresenta nuove opportunità. Una delle zone più nascoste, ma anche più autentiche della Toscana, è la Maremma grossetana o senese. È una terra affascinante e selvaggia, così come lo sono i suoi butteri, tra l'azzurro del mare il verde intenso della macchia mediterranea è un'alternanza perfetta tra storia e natura. Uno dei punti di riferimento della Maremma grossetana è la cantina Vignaioli del Morellino di Scanzano, che nasce nel 1972 per volontà di alcuni viticoltori coraggiosi. Scopo dell'unione delle forze, allora come oggi, è promuovere il vino figlio di queste terre a vantaggio di tutta la comunità, farsi portavoce dei valori e della bellezza di un luogo straordinario come la Maremma. Il termine Morellino è stato introdotto intorno al 1700 dai viticoltori di Scanzano per indicare il loro vino e il nome si ispira ai cavalli morelli che venivano utilizzati per trainare le carrozze. Nel 1978 vide la luce anche la DOC Morellino di Scanzano, di cui la cantina è stata tra i promotori, confermando che tra queste colline nascono vini straordinari, custodi di una terra ancora incontaminata. Questa cooperativa è una cooperativa che è composta da 162 soci, che il numero è variabile da anno a anno, comunque attualmente siamo 162 che coltiviamo 720 ettari di vigneti. Vigneti che il 50% sono all'incirca iscritti al Morellino di Scanzano. Gli altri producono DOC Maremma, Bianco di Pitigliano e piccole parti di indicazione geografica tipica toscana. È una cooperativa che diciamo, mette in giro circa 5 milioni di bottiglie all'anno. La nostra media,
lavorativa va dai 50 a 60.000 quintali d'uva. Tra i prodotti c'è la linea classica, con i vini che rappresentano di più il territorio, come il Morellino di Scanzano. La linea Scantianum, dedicata ai vini a singole varietà d'uva, come il Trebbiano, il Vermentino e il Viognier, e la linea Le Vigne, che include le selezioni e i progetti speciali. Ne fanno parte il Cru Vigna Beneficio, il Vermentino da Vendemmia Tardiva, il Vin del Fattore, vinificato con l'antica tecnica del governo alla Toscana, e lo spumante Brut da uve Vermentino. Gli esperti rassicurano che questa sarà una buona annata, e questo aumenta la voglia di curare ogni minimo particolare per regalare calici che emozionano.